Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ritornano le review e dopo aver visto l'altra volta Renato e Kimpembe, oggi è il turno di altri giocatori molto interessanti e in particolare i Road to the Final usciti per quanto riguarda la Serie A. Quindi sto parlando di Smalling, Iličić, Cuadrado e Lozano. Mettetevi comodi e gustiamoci sta review. Partiamo proprio dal terzino della Juve e guardate qua con quale rapidità si gira, torna sui suoi passi e recupera palla su Ginola. Qui ancora in due tempi recupera, prima su Ronaldo e poi anche su Mbappé, quindi due clienti non proprio semplicissimi. E poi qui arriva sia a recuperare il pallone su Sterling e poi guardate che speed boost c'ha, che controllo palla e soprattutto che agilità quando va a skillare con la palla attaccata al piede. Qui ancora una volta guardate come reagisce benissimo, strareattivo a tutti i cambi di direzione di questo Ginola. Poi arriva e dice: senti Ginola, togliti di mezzo e recupera la palla. Ancora sto Ginola praticamente bullizzato, Cuadrado gli era dietro ma col fisico riesce a recuperare. E passiamo ad Iličić, giocatore che guardate qua come si gira, un'agilità pazzesca che mai mi sarei sognato di vedere da una carta speciale di Iličić. Franco bollata la palla vicino ai piedi quando skilla, anche buono speed boost e soprattutto l'agilità con la levetta è la cosa che più mi ha stupito. Guardate poi qui che tiro al volo di sinistro, quindi piede debole 4, ma che col timed si fa sentire quando riuscite a prendere il giusto dinamismo. Qua perfetto, ancora una volta con questi due speed boost a cambiare direzione. Mentre passiamo alla nota un po' più dolente, a brevissimo, che già potete intravedere, che è quella di Lozano, che non è che mi abbia proprio fatto impazzire. Qui ancora Iličić con un bellissimo gioco di piedi e poi va a finalizzare ancora una volta col mancino. Parlavo di Lozano perché guardate qui che speed boost stentato che tiene sto Lozano. Pare che la palla gli rimane sotto, non ne vuole sapere, è stranamente macchinoso. Ti aspetti un giocatore di un'agilità impressionante con sto Lozano e purtroppo non succede. Guardate qui ancora, speed boost strastentato, palla che gli rimane quasi impacciato nei movimenti, qui la perde, un po' goffo, ancora una volta qui sull'esterno provo i micromovimenti, ma guardate come la palla gli scappa via, non c'ha quell'agilità tipica di giocatori così brevilinei come dovrebbe essere questo Lozano, cosa che invece ha questo Sanchez, veramente un bellissimo giocatore. Guardate qui come con la levetta si muove bene e poi si è buttato bene dentro anche con lo speed boost. Palla franco bollata, guardate, arriva solo la triplicatura per portargliela via. E guardate qua poi, speed boost incredibile, mezza a due, boom, arriva dentro l'area di destro, scarica una fucilata pazzesca. Ancora una volta speed boost in controtempo, dentro l'area di destro, boom, a incrociare rete. Non è un finalizzatore implacabile, poi lo vedete perché qualche gol lo sbaglia, però guardate ancora qui, doppio speed boost, bim, dentro l'area, destro fulminante che non lascia scampo. Qui ancora sinistro, ma la zolla era abbastanza favorevole. Ancora una volta qui, palla che viene lavorata bene o male sulla lunetta dell'area di rigore, entra poi dentro l'area per servire un assist su Iličić che si gira ancora mancino e scarica in porta. Qui vi dicevo non freddissimo sotto porta perché col destro lì col timer dovrebbe dovuto segnare, però guardate che finesse, dove l'ha messa col tiro a giro sto Sanchez, veramente sorprendente, vi ripeto. Qui invece col destro nuovamente verde, palla che si stampa sulla traversa, quindi avrebbe potuto fare un pochino meglio. Smalling, il peggiore, guardate qua, doppio intervento da horror, non mette l'autoblock, non è reattivo con il raddoppio, guardate come rimane impalato a guardare l'avversario. Qui prima la recupera, poi inciampa, poi se la fa scappare, qui in campo aperto guardate come è poco reattivo con l'L2, inciampa, fa cose, gli passano sopra, raga, Smalling è veramente da evitare, vi giuro. Allora, recap, in questo caso bello gonfio, visto che i giocatori provati della Serie A sono stati tutti, ne sono 5, e il primo è Smalling. 20k non ne merita neanche uno, vi giuro, è come avere tra le mani un bronzo. Sono stradeluso soprattutto perché, vabbè, non mi aspettavo la carta dell'anno scorso, What If, che era una roba allucinante, ma non mi aspettavo veramente un giocatore inutile. Stateci alla larga, veramente, perché quel 65 di accelerazione lo patisce tutto, ma non è in grado proprio di correre, di mettere le sue gambe a fare bene. Agilità 64, equilibrio 50 con l'L2 di una lentezza disarmante. Basta un mezzo micromovimento che l'avversario vi ha mandato al bar e sto Smalling non è in grado di reagire minimamente, quindi male, 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 male. Interventi automatici sotto zero, se lo mandate in raddoppio non interviene. Veramente non so che altri aggettivi trovare se non bidonatelo
e al massimo tenetevelo se usciranno SBC dove mettere queste carte, ma non gli fate vedere il campo, molto inferiore a tutti quanti i difensori che ci sono al momento in Serie A, ma pure Manolas base è più forte di sto Smalling, quindi veramente bocciatissimo, scandaloso Smalling. Un altro giocatore che mi ha fatto veramente cagare è questo Lozano, perché io mi aspettavo grandi cose, grandi speed boost, grande velocità, grande agilità. Porca miseria, non si muove Lozano, piantato per terra, boh, perplesso, davanti la porta col suo piede forte, non segna, non, ma manca di piglia bene la direzione, niente, eppure finalizza 87 e potenza tiro 86. Agilità 94, ma dov'è? Dove sta sta agilità 94? Accelerazione 96, a dove sta? Dove sta lo speed boost? Che gli avete fatto allo Zano? Boh, totalmente osceno, vi giuro, ma manco da super sub questo. È più forte Kulusevski di lo Zano. Che almeno Kulusevski con quel passo che c'ha, un po' di campo lo prende. Vi giuro, più avanti vi dirò un giocatore di questo video che a sorpresa è più agile di questo giocatore qua. Poi treppiede debole, manca di 4-4, dici no, pure col problema del treppiede debole. Sinceramente questo, altra delusione clamorosa, per 50k ma manco morto, 20k pure lui dovrebbe costare. E vi sto facendo un favore, amici della EA, a valutare solo Zano 20k. Iniziamo invece a passare alle note liete, perché questo Sanchez, a dispetto di quello che mi aspettavo, minchia che bella carta. Guarda, mi piange proprio il cuore per quel 3 di piede debole, perché se non avessi avuto 3 di piede debole, ma avessi avuto 4, non dico 5, sarebbe stato veramente top, perché c'ha 3, come potete vedere, partite giocate, 5 gol e un assist. È velocissimo, c'ha un ottimo speed boost, è bello rapido palla al piede quando vi girate con i micromovimenti, finalizza di Cristo. Certo, non sarà il finalizzatore implacabile perché comunque ha 86, però ha un grande tiro a giro. Infatti lo vedete anche nei trades e effettivamente c'è. Dentro l'area di rigore finalizza bene, bene con i tiri di potenza, di incrociare, primo palo, tutto insomma il repertorio. Ha dei buoni passaggi, ma la cosa che tanto mi ha colpito è lo speed boost bruciante sul primo controllo, che spesso e volentieri mi ha fatto prendere delle praterie e mi ha lanciato verso la porta avversaria per poi andare a concludere. Quindi veramente tanta roba sto Sanchez. Peccato il piede debole, però per quello che costa si può anche provare. Io l'ho provato da punta singola, ma anche da punta in un attacco a due. Questo ci sta tutto quanto, anzi ancora meglio. Non lo vedo così tanto inferiore anche a un Muriel, eccetera. Ripeto, l'unico problema è quel treppiede debole. Però per il resto ci sta di brutto il giocatore dell'Inter. Dall'Inter alla Juve, e questo vabbè, insomma, ha bisogno di poche presentazioni, perché sto quadrato è veramente spaziale. Versione bella boostata, velocissimo, super agile palla al piede. Bellissimo speed boost, c'ha la componente skill, ha dei buoni passaggi, dei buoni lanci, ripiega bene, stra agile, ha delle ottime stats difensive, quando lo mandate in raddoppio recupera bene il pallone, anche fisicamente, nonostante non sia gigante, infatti 1,79 m, non ha questa grande forza, avete visto dalle clip a battagliare con giocatori del calibro di Ginola, recuperava bene il pallone, quindi mi ha sorpreso in positivo Quadrado, anche sotto quel profilo là me l'aspettavo un po' più fragile. Passatemi il termine. Per quello che costa e per la prospettiva di upgrade, per me si candida ad essere il miglior terzino destro facilmente in Serie A, e comunque uno dei migliori terzini destri del gioco, perché magari rispetto ad una Kimi One to Watch patisce un po' la mancanza di fisico e di aggressività, però per il resto se la va a battere sui suoi punti forti, che sono conduzione palla, eccetera eccetera eccetera. Quindi promossissimo Quadrado. Così come, ma io mai mi sarei sognato di dire una roba del genere, ma quanto è forte Ilicic? 35k di giocatore, 5 di skill e 4 di piede debole, 1,90 m di Cristiano, è più agile lui di Lozano, si gira benissimo, soprattutto con le skill, tiene la palla incollata al piede, mi è piaciuto proprio assai, bei passaggi, finalizza anche bene, soprattutto col timed sia di potenza che a giro. Appunto, vi dicevo, quell'agilità 87 è meglio dell'agilità 92 di Lozano, paradossalmente, nonostante abbia pure un 82 di forza. L'ho giocato da COC, potete giocarlo anche da mezzala in un rombo, in un 4-3-1-2 senza alcun tipo di problema. Non lo giocherei da esterno, visto che ha un discreto speed boost, però
non andrei a strafare andandomelo a giocare in un ruolo del genere, visto che ha anche 72 di resistenza. Però da COC per me il suo lo fa, ma paradossalmente ve lo potreste giocare anche da punta o da seconda punta, visto che il controllo palla c'è tutto e anche l'agilità con le skill, veramente, soprattutto con il reverse elastico, mi ha fatto impazzire. Quindi promossissimo Iličić. Raga, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi giocatori e soprattutto se li avete provati. In descrizione trovate tutti i link di riferimento e la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, se no è Liberoschi, ciao!